Buongiorno a tutte ragazze, oggi sono qui con un nuovo tutorial che mi avete richiesto in tantissime quando l'avete visto sotto lo scorso video. Allora, il tutorial del trucco che avevo nel video dei promossi e bocciati di maggio, se non ricordo male, e quindi iniziamo subito. Inizieremo con il trucco occhi, però prima vorrei dirvi che per fare la base, visto che l'avevo già fatta, ho utilizzato la palette di correttori di Sephora, che è quella a destra, poi la Soft Light Powder di Kiko, che è quella nella confezione nera, e la Terra di H&M, che è quella nella confezione dorata a sinistra. Iniziamo dagli occhi e utilizziamo un primer. Allora, come primer io ho utilizzato questo qui di Essence, che è l'Eye Love Stage, che come sapete non mi piace per niente, ma ce l'ho e devo usarlo. Quindi ne mettiamo un po' su entrambe le palpebre e andiamo a sfumare un attimo. Intanto c'è Topino che mi fa compagnia, si sta ovviamente lavando. Faccio asciugare un po' la base e avvicino un attimo la videocamera con questa faccia da culo immensa, d'accordo. Il primo colore che utilizzo è un Soul Color di Astra, che è questo bellissimo rosa con riflessi oro, ed è un ombretto in crema. Lo applico quindi su tutta la palpebra mobile con le dita, utilizzando l'anulare della mano destra nel mio caso, e quindi lo applico sulla palpebra mobile e vado a sfumare un attimino direttamente con il dito. Eccolo qui. Secondo colore che applico è praticamente il suo fratello gemello, che è il colore infallibile numero 004 Forever Pink, che è appunto questo bellissimo color rosa con riflessi oro. Il riflesso oro sarà molto presente. Lo vado ad applicare con un pennello a setole sintetiche e vado prima a tamponare sulla palpebra mobile e poi a tirare sempre con il pennello. Stavo cercando lì un'inquadratura, credo, ok. Quindi tampone e poi tiro un attimino col pennello. In questo modo faccio sì che l'ombretto si fissi. Questi colori infallibili di L'Oreal sono fantastici. Vado anche nell'angolo interno, dove però dopo applicheremo un secondo colore. Una volta finito con il rosa, passo al secondo ombretto, che è il numero 44 It's Up To You della Essence, che è questo bellissimo color corallo con riflesso oro. Ve l'avevo detto che sarebbe stato presente. Solo che questo ombretto non lo fanno più, però ce n'è uno che si chiama Shrimp Me Up, che dovrebbe essere molto simile. In ogni caso prendo un pennello da sfumatura, questo è di Elf della linea base, e vado a mettere il color corallo nella piega, andandolo a sfumare insistendo soprattutto nella parte esterna. Vedete, lì concentro più colore in questa zona. Il pennello si chiama Contour Brush, se non ricordo male, comunque è quello della linea base a penna. Quindi sfumo facendo questo movimento avanti e indietro in modo da non avere un colore troppo definito. Terzo ombretto che vado ad applicare è questo qui della collezione Water and Shadow di Kiko, che è un bellissimo fucsia, quindi un qualsiasi fucsia andrà bene, e sempre con lo stesso pennello lo applico nella parte esterna dell'occhio, ma solo sulla palpebra mobile. Quindi vedete, lo applico in questa zona e sfumo, 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 sfumo fino ad arrivare all'intensità desiderata. Mi piace questa nuova forma di editing dei video, fatemi sapere. Torniamo a fuoco. Ok, continuo a sfumare quindi in questa parte. Dopodiché, una volta finito di sfumare il fucsia con il rosa, vado a risfumare il corallo in modo da amalgamare tutti e tre i colori. Ciao, occhio, ecco. Poi vado ad applicare il 22 Blockbuster, che è il mio famosissimo ombretto color crema matte. Anzi, più che crema, un colore avorio matte, e la vado ad utilizzare come punto luce sotto l'arcata sopraccigliare. Le sopracciglia non le ho ancora fatte, le andremo a fare successivamente. Quindi lo applico prima come punto luce lì sotto l'arcata sopraccigliare, dopodiché vado a prendere ancora un altro po' di colore, ecco, e lo vado ad applicare all'angolo esterno, quindi vado a pulire il trucco contornando i bordi, vedete, così, prima sotto e poi sopra. Vado a contornare tutto l'occhio per appunto pulirne i bordi. Mi sto ripetendo. Ok. Ecco, questo è il colore che vi dicevo che andremo ad applicare all'angolo interno, si chiama On a Peach ed è della The All Natural Face ed è, come potete vedere dalla jar più che dallo swatch, un colore arancio con un forte sottotono pesca, è bellissimo, è un rosa pesca praticamente. E lo applico all'angolo interno con questo pennello piccolissimo che vedete, che è un pennello della seta blu che trovate dai cinesi, nei negozi tutta un euro, e costa appunto un euro. Lo metto alla parte interna dell'occhio e scendo un po' nel dotto lacrimale. In questo modo. Poi matita nera, questa è la Avon Super Shock appunto black, che applico sia nella rima interna inferiore che nella rima interna superiore, facendo poi una specie di puntina all'esterno dell'occhio, che adesso vedrete. Ecco, vedete, sono uscita un po' fuori rispetto all'interno dell'occhio. Passaggio successivo, vado ad applicare l'eyeliner in gel di Essence, mi sto incartando benissimo, con un pennello minuto
muscolo che mi aiuta a fare una linea sottile, sottile, sottile. Questo pennello piccolino è un pennello che viene da un set di pennelli per nail art che ho preso dai cinesi, ovviamente. Quindi faccio una linea sottilissima che poi purtroppo dovrò ispessire perché nell'altro occhio mi è venuta troppo spessa la linea e torno del gatto. Amore, sentite miagolare, che carino. Ciao amore. Quindi faccio questa linea di eyeliner. Eccoci. E vado a rifare prima le sopracciglia e poi passo le mascara. Le sopracciglia le rifaccio con questo che è il kit di Essence e utilizzo ovviamente la parte più chiara. Poi, primo step di mascara, mettiamo il Maximum Definition di Essence che ha lo scovolino a setole sintetiche a forma di cono. E faccio quindi una prima passata. Topino, vieni qua. Vedete che... miau. Vedete che bell'effetto allungante da questo mascara, è molto bello. Aspetta, amore. Dopodiché la seconda passata la vado a dare con il False Lashes Concentrate, che è questo qui, che è il mascara Top Coat di Kiko con lo scovolino viola. Micio! Eccolo, ed è lo scovolino a pallina. Questo qui ha un effetto più volumizzante, diciamo. Quindi seconda passata con questo. E gli occhi sono finiti. Passiamo al resto del volto. Allora, come blush ho applicato in quel video sempre questo qui, che è dell'edizione limitata Kaleidoscopic di Kiko, che è un blush rosa con un riflesso dorato. Tutto quello che usa un riflesso oro in questo trucco. E la vado ad applicare appunto sulle guance con un pennello da blush di Essence. Questo è quello famoso con le setole rosa che c'era prima di quello che hanno fatto adesso con le setole viola. Quindi lo applico sul volto. Poi siccome era molto pigmentata e non me ne sono accorta, lo vado a sfumare un attimino con le mani, facendo questa faccia molto simpatica. Ultimo step, le labbra. Per le labbra utilizzo il numero 9 Neon Coral, che è un rossetto di una collezione di Vitata Sien. C'è il gatto che guarda in modo strano, ok? Che è appunto un bellissimo color corallo con riflesso oro. Lo applico sulle labbra. Eccoci, purtroppo questo non si trova più in giro, è bellissimo questo rossetto. E il risultato finale è questo, per quanto riguarda il trucco. Eccoci. Andiamo a sistemare i capelli e vado ad applicare praticamente un cerchietto con un fiocco rosa, questo qui che io amo. Per cui questo qui è il risultato finale, dopo che mi sono sistemato i capelli, ok? Io spero che il trucco vi sia piaciuto. Vi mando un bacione grande e ci vediamo alla prossima!